Tyler Durse, di Gianni Moscon, cerca di rimontare Moscon, mantiene un leggero vantaggio, Durse, passa Moscon, primo Moscon, secondo Tyler Durse, primo Moscon, secondo Tyler Durse e terzo Piero Gelatour, primo Gianni Moscon, secondo Dylan Durse, terzo Pierre-Roger Latour. Gianni Moscon, Zalf, Euromobile Desire Fior, una grande vittoria qui al piccolo Giro di Lombardia. Quali emozioni? Sì, oggi è stata davvero un'emozione speciale, vince anche perché è un po' che quest'anno non vinco, sempre lì piazzato, ma ho sempre trovato qualcuno che insomma mi precedeva. E oggi vincere qua è proprio un'emozione speciale perché è una bellissima corsa e sono proprio contento. Per te la seconda vittoria stagionale, avevi vinto a Treviso ad aprile, quindi molto tempo ma una stagione da protagonista. Oggi in particolare raccontaci com'è andata la corsa. Sì, è tutta la stagione, sono sempre là coi primi a lottare, però sì, non sono mai riuscito, sono riuscito a vincere una volta sola. Oggi avevo una grande condizione, sapevo, avevo molta fiducia in me stesso, cioè, ho fatto lavorare anche la squadra perché sapevo di non deluderli.
E poi è andata molto bene perché sul Villa Vergano siamo andati via, ho fatto forse, siamo rimasti in due, io e il belga della BNC, e poi siamo arrivati all'arrivo e qui in volata sono stato più veloce. Davvero una bella vittoria, un duello con Tuns, che ricordiamo anche vincitore di una tappa al Giro della Valle d'Aosta, al Tour dell'Avenir, quindi un corridore di spessore, la dedica per questa bellissima ed importante vittoria, a chi va? Ma non c'è una dedica in particolare, la dedico ai miei compagni di squadra che oggi sono stati veramente superlativi, mi hanno supportato tutto il giorno, ma poi un pensiero particolare va a Timothy Porcelli, trentino come me, che in questa settimana è stato vittima di un incidente in allenamento e purtroppo non sarà più con noi. Una bella dedica la tua, significativa. Ora manca ancora qualche settimana al termine della stagione, hai ancora qualche obiettivo da qui alla fine, e per l'anno prossimo quali sono i tuoi programmi e obiettivi? Ma aver vinto qua mi mette il cuore in pace, fra virgolette, per il finale di stagione, quindi non ho più grosse pretese per le prossime corse. Parteciperò comunque a San Daniele del Friuli e spero di far bene, ma lì sarò anche a supporto di Andreetta, che corre praticamente in casa e quindi ci tiene a far bene anche là. E sì, per il prossimo anno non ho ancora niente di certo, però vedremo, dai. Ultima domanda, oggi è stata una giornata magnifica per te, ma non possiamo non ritornare alla settimana scorsa, campionati del mondo Ponferrada 2014, tu sei stato uno degli azzurri protagonisti al mondiale, ricordi, emozioni, rammarico, soddisfazione per quella giornata, cosa è stata? Ma quella giornata, devo dire che sono comunque soddisfatto nonostante il modo che sia andato, sono molto contento perché la mia azione l'ho fatta, poi è un mondiale, valeva anche la pena rischiare, l'ho rischiato, è andata male, sono caduto, però penso di essermi fatto vedere e aver dimostrato di esserci, poi forse essere stati capaci di raggiungere un risultato sarebbe stato sicuramente meglio, però non posso rimproverarmi nulla se non aver affrontato quella curva un po' troppo veloce, però in corsa sono cose che capitano e quindi niente, è andata così.